Il re della commedia italiana, Neri Parenti, la coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l'attore Paolo Conticini, l'attrice Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di madrina, saranno tra i protagonisti dell'11ª edizione di Mare Festival, premio Massimo Troisi. Da domani sino a sabato 25 giugno a Salina, dove fu girato il film capolavoro Il Postino, che rese celebre l'isola nel mondo. Ogni anno la manifestazione, ideata dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, promossa dall'Associazione Culturale Prima Sicilia, celebra la figura dell'indimenticato attore napoletano che, venuto a mancare poco dopo la fine delle riprese dell'iconica pellicola, ha lasciato un importante patrimonio artistico, ancora oggi riferimento per molti comici. Undicesima edizione che si pronuncia molto ricca di ospiti. Quest'anno con noi anche Lunetta Savino, la splendida attrice, ci racconterà un po' i suoi impegni in teatro, in televisione, al cinema, i suoi prossimi progetti. Paolo Conticini, un altro volto famoso per le commedie, ma anche per tanto teatro e televisione. La prima sarà anche Gabriel Garco. E poi una serata speciale a cui io tengo particolarmente sarà quella con Simona Izzo e Ricky Tognazzi venerdì sera. Io ero un semplice turista 11 anni fa a Salina e tutti parlano di turismo, ma nessuno l'aveva ricordato in modo importante, quindi abbiamo creato questo festival che poi nel tempo è diventato una rassegna importante, un appuntamento atteso, seguito dai VIP, ovviamente anche dai media, ed è un motivo per ovviamente catalizzare l'attenzione su Salina, creare un po' il brand Salina, isola del cinema, isola dei festival, e quindi valorizzare il nostro territorio e le nostre bellezze che attraverso questi eventi, che sono un motore economico per l'isola, pensate che ormai c'è il sold out in quasi tutte le strutture ricettive, in 3 giorni portiamo circa 1000 persone su un'isola che ha alberghi con 10-15 camere, quindi è davvero importante fare cultura, ma una cultura che abbia un senso anche economico di valorizzazione del territorio e di appunto motore economico per le aziende locali. Mare Festival Premio Massimo Troisi è gemellato anche con un altro festival internazionale molto importante, che è lo Sport Film Festival. Un gemellaggio ormai dura 3 anni, quest'anno è ancora più forte perché noi consegneremo il premio Massimo Troisi per la prima volta a un film che è il film vincitore dello Sport Film Festival, Il Caso Pantani, un bellissimo documentario sulla storia del grande campione Pantani, e loro che hanno il premio Paladino d'Oro consegneranno un Paladino d'Oro nel nostro festival, e andrà proprio a Paolo Conticini, che da sempre è stato uno sportivo, quindi è un premio che ha anche un significato importante.